Thank you.
Signore e signori, benvenuti all'ultima partita di regular season della Serie A1 femminile. Quest'oggi l'Ancellini Padova ospita Erice. Presentiamo le squadre partendo dalle ospiti. Con il numero 1, Shana Masson. Con il numero 9, Antonella Coppola. Con il 10, Marianela Tarbuk. Con il 13, Silvia Basolu. Con il 14, Melina Cozzi. Con il 15, Beatrice Pugliara. Con il 17, Polina Gorbaciova. Con il 19, Valentina Terenziani. Con il 22, Rebecca Farisè. Con il 23, Lorena Benincasa. Con il 24, Martina Iacovello. Con il 33, Valentina Landri. Con il numero 81, Anna Storosuk. Con il numero 93, Karisma Eko. Allena Magdalena Conte. E per la pallamano, Cellini Padova! Con il numero 3, Ivana Giocap. Con il numero 4, Karen Giocap. Con il numero 8, Evelyn Enghianua. Con il numero 13, Sofia Rodriguez. Con il numero 14, Vanessa Giocap. Con il numero 15, Martina Brock. Con il 17, Giorgia Meneghini. Con il numero 18, Fatima Rubi. Con il numero 19, Angela Preda. Con il 20, Serena Ghiarrua. Con il numero 21, Ifoma Oconie. Con il numero 22, Sonia Nabulele. Con il 24, Viola Pozza. Con il 26, Sara Rubi. E con il 27, Micaela Parresi. Allena Saadi, dirigono l'incontro Zancanella e Testa da Trento e Merano. Buona partita a tutti, buon match. Signore e signori, amici della pallamano, benvenuti su Eleven Sports, sui canali di Eleven Sports per l'ultima giornata di Serie 1 femminile. Se vi siete appena disconnessi dalla partita tra Cassano e Pontinia, come avete visto la sorpresa della vittoria di Cassano, forse potremo vedere un'altra sorpresa da queste due squadre che hanno letteralmente conquistato un posto nelle alte praterie della Serie 1 femminile in questi anni, anche perché di recente sono in Serie 1. Una squadra di breve creazione, quella di Erice, però una squadra che già sta dimostrando di poter valere molto con diversi investimenti fatti bene. Invece una squadra storica, partendo dalle basi del settore giovanile, la Cellini Padova. Quest'oggi al Pala Farfalle un caloroso benvenuto da me, Marco Muccia, che vi racconterò questa partita. E da Giovanni Valenzasca, buonasera Marco, buonasera a tutti. Allora, quest'oggi Cellini Padova contro Erice, una partita che promette spettacolo, anche se dobbiamo mettere delle virgole, perché comunque ci sono varie situazioni in gioco. La partita di prima di Cassano contro Pontinia ha messo un po' di, anche un po' più di pepe a questa situazione di classifica, perché le posizioni dalla seconda alla quarta devono ancora essere decise, almeno nella classifica di Serie 1 femminile, così come il quinto posto di Padova, che adesso diciamo è retrocesso al sesta in questo momento. In questo momento sì, con la vittoria di Cassano potrebbe ritornare al quinto posto vincendo oggi. Erice invece, come dicevi, è sicura o del secondo o del terzo posto, che si giocherà appunto dovendo lì, è già sicuramente davanti a Pontinia, può essere superata da Brixen, ma comunque è sicura di evitare Salerno, che già. Allora, invece, cosa ti aspetti da Erice? Una squadra che deve assolutamente vincere per tenere il secondo posto, quello sì, poi aspettare la rivale che sarà della partita di stasera. Brixen va a Prato e deve, diciamo, per confermarsi dopo essersi persa, perché Brixen proprio qui al Pala Farfalle
l'aveva persa un attimo il momento tre positivo che aveva nel girone di ritorno e ha dovuto rifarsi e trovare i risultati positivi. Tanto è incominciato il match al palo farfalle, possesso di Erice, come di consueto le ospite attaccano da destra verso sinistra, invece la Cellini Padova da sinistra a destra, con il primo attacco delle siciliane che partono. Sono riusciti direttamente per il gol che trova conclusione, parata di piede di Martina Brocco, prima azione forse un po' forzata di Erici in questo momento, no? Forse un po' forzata. Sì, bisogna ancora un po' prendere le misure. Adesso vediamo il primo attacco di Padova con Rodriguez che parte subito. Poi sgambetto e anche forse infortunio, attenzione. Non è proprio uno sgambetto, è stato un incrocio di gambe sulla corsa. Gioco con la Cellini Padova in possesso di palla dopo l'incrocio di gambe, per fortuna può continuare anche se zoppicante Tarbuk. Adesso il possesso di Vanessa Giogap, scambio con Karel Giogap che prova la conclusione, anzi no, passaggio fuori dall'ala sulla destra per Angela Prela, ricambio, Vanessa Giogap può scaricare anche su sinistro, gran virata, Vanessa Giogap sblocca il match così, esplode il palo per farne. Abbiamo anche un grandissimo pubblico di giovani che vuole vedere un grande spettacolo, questa partita che può prometterlo, scatenati per questa rete di Vanessa Giogap, scatenati. Ecco, stiamo parlando della top class, dell'elite della pallamano femminile italiana, la quinta, anzi la sesta in questo momento, perché Cassano ha tutta Pontinia contro e la seconda, che può rimanere seconda vincendo sicuramente per guadagnarsi l'accesso ai playoff da seconda, oppure vedremo in base alla partita. Serie di Brixen, buona l'azione, palla verso il centro, gran difesa di Michela Barresi, la Cellini sembra esserci anche in difesa, ma questo lancio di Brock è senza senso, potevano andare con più calma, si rimane 1-0, occhio ovviamente ad Erice perché è la squadra con la difesa migliore in Italia, lo dicono i numeri, meno gol subiti da tutti, in media fino a questa sera 22 gol concessi a partita, che sono ridicoli, pochi, veramente pochi, e man mano che andiamo avanti con la stagione questi gol sono sempre diventati meno, creando gran solidità anche grazie a Ico che prova in questo momento un tiro in elevazione anche troppo facile, l'ha fatto sembrare un tiro di riscaldamento, prova a correre adesso in gol in velocità, palla dall'altra parte un po' lunga, non ci arriva Prela con la mano destra, ha provato la ripartenza veloce ma nulla da fare per la Cellini Padova, prova ad andare adesso in velocità Erice, palla lunga ma altro passaggio, anzi la recinzione è mancata, forse un passaggio un pelo troppo indietro per Medina Cozzi, aveva provato il passaggio Storzuk, la giocatrice israeliana, lei che ha fatto tutta la stagione ad Erice, è sicuramente il centro della manovra soprattutto offensiva di Erice, vediamo se riuscirà a scaldare ovviamente meglio la mano, ma da lei ci aspettiamo grandi giocate anche a gioco rotto come è stata quella prima di Ico. Poi Berlin Garrua prova l'incursione, subisce il fallo, vediamo subito una partita tanto aggressiva, prova a chiamare le sue Eco, Vanessa Giogap, che giocata prima, poi prova ancora in qualche modo di forza dopo aver subito la carica, adesso i direttori di gara chiamano anche le atlete, attenzione ai contatti ovviamente, permesso molto ma ovviamente non tutto, niente contatti sporchi, però Sofia Rodriguez in qualche modo per cercare la compagna ma nulla da fare, passaggio sbagliato e il recupero in difesa, ma so, gran lancio ma troppo lungo, buona direi la difesa frecciante di in corsa di Beverly Ingerrua che ha impedito a Beatrice Pugliara di raggiungere la palla, lancio pericolosissimo di Masson che sappiamo essere un portiere eccellente, forse è troppo poco ragazzi, poi mi aiuterete voi con gli aggettivi, ma veramente è stata la portiere proprio classificata portiere migliore del mondo quando ha fatto i mondiali col Brasile, ha fatto fino a due anni fa, e stiamo parlando, lei ha 44 anni, due anni fa 42 ha fatto le Final Four di Champions League col CSKA Mosca, poi brutta azione e fallo
due minuti anche. Sì, sì, si sentiva il fischio, infatti erano due minuti, non ho capito. Due minuti per Barresi, per il fallo da dietro, adesso si lamenta anche molto, per il fallo da dietro sulla ripartenza, una spinta. Forse un po' eccessivo il due minuti, però ci può stare, diciamo, a gioco con la palla lontana, col colpo da dietro ci può stare a fischiare due minuti per Barresi, che è stata anche un po' presa in queste situazioni, in certe partite. Anche il direttore di gara con un'attenzione particolare, questa volta anche troppo, perché i suoi contatti la maggior parte delle volte non sono neanche cattivi. Grande incursione, grande azione in questo momento, l'attacco di Erice che sfrutta la superiorità numerica, si porta per la prima volta in vantaggio a palla farfalle, e chi se non è co? Chi se non lei? Portare avanti le sue. Ora l'azione della Cellini Padova. Evelyn Ingerrua con Sofia Rodriguez, lo scambio, poi Vanessa Giugappo, altra virata, ci prova, un contatto, difesa in area, difesa in area di Storo, su per Ticano, in trazione di passi, questo fischio ci può stare. Altra azione personale di Vanessa Giugappo, che volevo dirvi prima, anche quando volevamo mettere inizio partita io e Giovanni le puntine, i puntini sulle i su questa partita, Vanessa Giugappo non è neanche al meglio, ha avuto problemi anche di tonsillite, e poi Karel Giugappo, Luca Masson, due pari al palla per palla. Vanessa Giugappo non al meglio, chi segue spesso la Cellini può vedere che non c'è neanche Giorgio Menichini, perché anche lei non sta bene, difficilmente la vedremo in questo match. Quindi tanti minuti per Angela Brera, che di solito gioca centrale, invece adesso andrà a fare dalla destra, poi Beatrice Pugliar dall'altra parte risponde subito, brava Elce a sfruttare la superiorità numerica, prima un po' l'ingenuità in difesa. Adesso la Cellini prova a rispondere colpo su colpo, 2-3. Molto bene anche questa incursione, palla da una parte, spazio, e poi dall'altra parte nell'ala. Gioca molto bene Erice, con testa soprattutto in questo momento. Vediamo come faranno in difesa. Prela prova ad andare e poi la difesa alta, prova a recuperare Rodriguez, anzi no, e poi brutta, brutta il tentativo di stoppare la palla, di recuperarla di Pogliara, di Pogliara che non riesce a prenderla, e la, anzi la tocca e la manda in rimessa laterale, proprio la peggior cosa in quel momento. Ancora momenti per attaccare la Cellini, a tempo, prova ad andare per Ingarrua, scarico per Careggio Cap che ci prova, palla fuori, forse la tocca anche Masson, 2-3, resiste Erice, ma soprattutto la Cellini ha fatto passare un po' di minuti preziosi. Allora dall'altra parte, Storio si può andare con 1 contro 1, grande difesa di Careggio Cap che ci mette il fisico, non è facile contro il fuoco. Storio Zucca, adesso deve far partire lei l'azione, ma sono tutte in campo quelle di Padova, direi che l'azione dei due minuti, il tempo passato, i due minuti passati in priorità numerica non hanno portato grande svantaggio la Cellini, a parte quello ovviamente di essere sotto, ma solo di un gol, e contro questa Erice importante, gran recupero di palla, fratta la penetrazione, come è stata rubata a palla, 1 contro 2, 1 e 2, palla d'altra parte, Vanessa gioca per Careggio Cap, esplode palla per palle, contropiede perfetto, contropiede perfetto, 3 pari a 7 minuti. Stiamo vedendo una gran partita degna delle classifiche che stanno rispettando le due squadre. Forse Erice ancora un pelo sottotono, o meglio, non tanto sottotono, ma non abbiamo ancora visto in difesa schierata quello che può essere il potenziale di questa squadra, che probabilmente, forse, anche se non credo, non si aspettava un livello già così alto da parte della Cellini Padova. Gorbaciova prova, palleggio, scarico dietro, il brutto fallo di Vanessa Giugappo in ritardo, i due minuti. Forse si è fatta anche molto male Storio Zucca sulla penetrazione, toccata da dietro, e ci saranno due minuti giusti per venire a giocare, si chiama subito il medico. Forse nella caduta ha messo male la caviglia. Questo è a testimoniare già la partita fisica, molto fisica, di queste due squadre, come deve essere poi uno sport della pallamano. Anzi, il problema non è la caviglia, è la schiena, quindi probabilmente nella caduta, quando è atterrata non è riuscita neanche a tirare, però a riprendere l'equilibrio, comunque facendo anche l'allenatrice che sembra stare bene. Già in piedi Storozuk, vedremo anche se sarà già in grado di continuare, zoppica un po', per fortuna sembra solo una botta, sembra anche già poter recuperare, non esce neanche dal campo. La forza di Storzu.
Quindi altro gol di Eric, ancora ecco. Sorta bene l'azione, sorta bene il tiro dei 7 metri. Può ricominciare l'azione di Padova, ancora una volta in inferiorità numerica per far prendere il gioco up. Quindi dei primi, diciamo, 10 minuti, già 4 sotto in inferiorità numerica. Vediamo come riuscirà anche a gestire questa situazione di partite la Cellini, che sarà una cosa importante poi anche per il proseguo delle prossime stagioni. Poi l'azione che ha portato bene a Barresi anche in inferiorità numerica, forse conclusa troppo presto, aveva provato a cercare il contatto ma nulla da fare, gli arbitri non le danno ragione, quindi vedremo come attaccherà Erice adesso. Mentre quel vantaggio, prova subito il tiro dall'area e palo, brutta occasione sprecata da Melina Cozzi, che aveva spiazzato per un po' Martina Brock, aveva provato a sorprendere il suo primo palo ma manca di precisione. Un'occasione sprecata per Erice, probabilmente ne avrà altre, sì, perché comunque una grande squadra si crea sempre le occasioni, però potrebbe essere l'occasione per andare al più 2, forse provare già ad allungare, che poi sarebbe importante anche per risparmiare l'energia in vista dei playoff a cui Erice parteciperà, il playoff scudetto. Padova invece no, perché non rientra tra le prime 4, quello che può lottare al massimo la quinta posizione, che però vorrebbe dire anche qualificazione in caso europea, quindi non è da sottovalutare. Prova il tiro Sofia Rodriguez ma sbaglia, palla proprio fuori, quindi nulla da fare. Anche in questo caso un tiro un po' già corrotto per evitare di andare sotto situazione di passivo. Non è riuscito a far passare troppo tempo anche il Cellini di Padova. 9 minuti sul cronometro, 3-4 ancora. Storsuk intanto è rientrata molto bene, tanto spazio, prova ad andare sul primo palo ancora Storsuk. Si tenta di scivolare, di controllare per un attimo, ma sembra stare molto molto bene. Si fa vedere adesso, come dicevamo, il più 2 per Erice è rientrato subito. Cellini di Padova deve trovare qualcosa di diverso ora. Quindi Erice, che al momento si è fatta vedere soprattutto nel tabellino delle marcatrici solo con Storsuk e con Eko. Poi sono le due catalizzatrici di gioco maggiori. Trela, lo scambio. Tanto siamo tornati in parità numerica di giocatrici. Prova Bellinger, un passaggio difficilissimo, deviato molto bene dalla difesa di Erice, che chiude molto bene i passaggi col pivot e non dà spazio. Anche con questa difesa un po' aggressiva nell'ultima parte dell'azione. Gorbaciova. Anche lei giocatrice molto importante. Vedremo se saprà mettersi in ritmo in questo inizio di partita. Anche se al momento Erice va bene così, sta facendo la sua partita. Pugliara, scambio, Gorbaciova rischia di infrazione, è così, frazione di Gorbaciova. Adesso la Cellini può ripartire in velocità, ma preferisce andare con un po' più di calma e respirare, ragionare. Anzi, con un po' troppa calma in questo momento. Vanessa Giocappo e Sofia Rodriguez. Dicevamo, lo schieramento della Cellini con Sofia Rodriguez da centrale, Bellinger come sempre terzino sinistro, poi c'è Vanessa Giocap, Prela, Paresi pivot e Karel Giocap come ala sinistra. Lei che è tornata anche dalla spedizione nazionale. Qui vediamo la prima parata di Masson. Prima parata di Masson, ci ha provato Vanessa Giocap col suo classico tiro, probabilmente Masson l'ha studiato e l'ha vista, è intercettato molto bene, l'aveva anche praticamente anticipato la conclusione. Poi prova una mezza volante, passaggio al pivot e palla dentro. E palla dentro. Dall'ala ci aveva provato a entrare. Ha provato a entrare la Cozzi. Ha visto che non c'era tanto spazio anche prima, dopo che aveva sbagliato la conclusione sull'ala. Preferisce andare dentro da Tarbucca. E quindi giustamente si trova bene il pivot che si è creato spazio. E poi fredda Martina Brocco con questa incursione. Prova ad andare adesso Angela Prela. Scambio dietro, gran presa di Bellinger Rua. Prova ad andare da Sofia Rodriguez, lo scambio. E poi difende bene, anche tutta Erice difende bene. Tutta Erice difende bene. Qua vedevamo la qualità difensiva di Erice, non lasciare spazio in nessun modo a nessun tocco sbagliato, a nessuna ricezione sbagliata. Come però c'è stato in questo caso di Gorbaciova, che non è ancora riuscita a entrare in partita, soprattutto dal punto di vista offensivo. Mani ancora un po' fredde per lei. 12 minuti sul cronometro, Erice ha più 3. Vediamo se la Cellini saprà sbloccare quel 3 dal tabellino e provare a farsi sotto con Sofia Rodriguez. Scambiano ancora di posizioni con Bevelin in Garrua. Scarico, anzi no, sì, adesso c'è per Vanessa Giugap. La conclusione è ancora fuori. Tante imprecisioni, soprattutto tiri difficili per la Cellini di Padova. Non è per niente difficile invece la conclusione, passaggio difficilissimo da parte di Martina Brock,
intervento prodigioso uno contro Tanguka. Gran sequenza qui, passaggio missilistico di Masson preciso, poi la conclusione, gran parata di Martina Brock, gran parata. Però ancora Eli c'è possesso di palla. Storzut, scambio, Gorbaciova, scarico il gol. Gorbaciova, palleggio, supera Barresi, proprio il mancino, ma c'è il fallo. Fallo di gioco, si andrà dai 9. Questo è il giudice Gorbaciova che hanno scambiato le posizioni. Cotti adesso va a sinistra, occhio all'1-2. Con Cozzi ancora in copra, andare uno contro uno, super facile Barresi, anzi no, perché l'ha fermata prima col fisico. Bene a tenere Barresi, in questo caso non lasciare sfuggire senza il fallo. Ecco, aspetta un pochino, ma difesa del Cenere adesso sta alzando di livello, deviazione, buon recupero di Barresi che poi va la virata, scambio, Vanessa Giocap ha tanto spazio, c'è anche la sorella, Vanessa Giocap, un tiro incomprensibile, è saltata, ha saltato prima di decidere cosa fare, l'hanno lasciato tanto spazio e è saltato troppo presto, ma nel recupero la difesa in alto. E quindi sarà tiro dai 9, sì, ripresa dal 9. Un'altra ingenuità difensiva in questo momento di Elce, anzi graziata più Padova e soprattutto Vanessa Giogap nel tentativo del recupero palla poi dopo la parata, altra parata di Masson che sta alzando il livello, Sofia Rodriguez, scambio sulla destra Vanessa Giogap, solita giravolta, palla dietro, Karel Giogap che si è spostata, prova uno contro uno, poi c'è il fallo, un attacco di Karel Giogap, ha provato lo scavalcamento ma non c'è riuscita, andata probabilmente in faccia a Tarbuk, e quindi vittoria difensiva ancora di Erice che sta dimostrando di non essere lì per caso, nella seconda piazza d'Italia nella regular season. Poi ovviamente ha vinto la Coppa Italia quest'anno Erice, è stata una sorpresa, ma che poi tanto sorpresa non è più. Sorzuk, scambio, infrazione in attacco, probabilmente sfondamento, quindi altro infrazione offensiva di Erice, metà del primo tempo ancora 3-6, punteggio basso, ma come ci si aspetta da una partita del genere. Poi recupero, rischia anche i passi, può correre adesso Erice, può correre Cozzi, cambia un'altra parte, passaggio ingenuo, gran recupero di Vanessa Giogap che è stata lì a seguire tutto il tempo. Tarbuk ha corso a testa bassa, Cozzi corso completamente a testa bassa, prova a ripartire adesso Sofia Rodriguez a sorprendere la difesa, palla schiacciata, Angela Prela, tanto spazio, Angela Prela sblocca il tabellino, meno due Cellini Padova, esulta tutto per la farfalla anche la panchina, e ci sarà il primo time out dell'incontro, direi giusto. Elce 4-6 per le ospiti. Minuti che se vogliamo descriverli sono stati tanto fisici, difese che hanno prevalso, e direi anche che quella sequenza di due minuti dati alla Cellini per due volte sotto di una giocatrice per 4 minuti in totale stanno facendo un po' lo scarto, ovviamente anche la solidità difensiva di Ence, fatto di andare bene in contropiede, ma ha lasciato tanto dal punto di vista di errori offensivi, anche il fallo di Beverly Chiarua, forse c'era anche sfondamento su Greggio Gap, ma si chiama il fallo prima su Storchuk che ne sta prendendo botte destra e sinistra. Lei che viene dalla squadra più titolata israeliana, quest'anno Elce sta facendo un gran lavoro, come in questo caso
senza neanche andare in uno contro uno, tira praticamente in faccia a Barresi, poi va in rigore per andare, Vanessa Giogap, pallonetto sulla Sonna, il marchio di casa delle Giogap, possiamo dire, l'abbiamo visto tanto spesso da Vanessa Giogap, l'abbiamo visto anche settimana scorsa da Carella, lo potete rivedere ovviamente sui social della Cellini. Grandissima azione ancora una volta in difesa, anzi subendo gol, ha fatto una grande azione prima Storchic, poi di partenza veloce per Lemingerua, di velocità prende il gioco in maniera veloce, non riesce a tornare in tempo Erice, quindi gol per Storchic e palla dentro, sbagliata, stavolta non si sono intese Storchic e Tarbuk, e potrebbe, questa per Erice sta dimostrando una prova non facile, ma io direi anche quella che ci voleva per prepararsi bene ai playoff scudetto, perché contro tra le quattro migliori squadre in Italia non bisogna scherzare. Ovviamente Barresi palleggio, si frena un attimo l'azione, è entrata anche Serena Ingarrua, la più piccola delle sorelle, anzi la seconda più piccola, perché la terza è Annabelle, che ha fatto anche il suo esordio qualche partita fa qui al Palafarfalle come portiere. Serena Ingarrua, scambio con la sorella Belle, poi la conclusione è alta. Avevo provato anche forse a cercare il fallo, ho provato a trovare lo spazio soprattutto grazie al blocco di Barresi, ma nulla da fare. E quindi palla altra palla buttata via da parte del Cerni Padova in questo momento. Si rimane 5-7, Erice ha un'altra occasione per portarsi sul P3, sarebbe importantissimo in questo momento, anche perché non c'è ancora riuscita, diciamo riuscita prima, ma non è riuscita a crearsi un vantaggio tanto cospicuo come è solita fare in certe partite. La scorsa contro mezza colonna, poi cerca il fallo, c'è di Careggio Gap su Pugliara, sembrava il posizionamento giusto ma nulla da fare, e quindi tira dai 7 metri Cendreco, ovviamente Caricma e Co contro Martina Brock, finta palo, errore di Eco, il primo di giornata, si rimane 5-7, tanta imprecisione da parte del siciliano, veramente tanta imprecisione, quindi può ripartire la Cellini per portarsi a contatto a meno 1, sempre con Serena Ingarrua in campo, fuori Sofia Rodriguez, entrata a posto di Sofia Rodriguez, Vanessa Giogap, Evelyn Ingarrua, esce Michela Barresi per lo schema, Vanessa, buona la finta di Serena che però perde l'aggancio con la palla dopo aver subito però il contatto falloso. Quindi si riparte dai 9 metri, Berlin Ingarrua ancora, Prela, può andare in un contro uno, palla dietro, Vanessa Giogap, prova a cercarsi lo spazio, forse anche con palla, e così, gran penetrazione, sta facendo una partita sensazionale fino a questo momento, dal punto di vista dello creare le occasioni Vanessa Giogap, poi per finalizzarle vedremo dopo. Ma intanto tiro dai 7 metri, il secondo di giornata anche per la Cellini Padova, Karel Giogap come di consuetudine, capitano della Cellini contro Masson. Si riporta a contatto la Cellini, ora è il momento di reagire per Erice, di fare molto meglio di quello che stava facendo prima, e c'è anche l'extra player perché c'era stato 2 minuti, c'era stato 2 minuti, sì, e quindi extra player, è entrata anche l'Andrea, presso il 92, lo scambio, Pugliara già esce perché l'azione sta per finire, prova il codo, deviazione che porta la palla sull'incrocio dall'altra parte, anche un po' di fortuna ma la giocata cercata e poi brutto errore, però ancora adesso Prela a cercare il palo su Torzuk che però è incontenibile, paratissima di Brock che prende anche un gran colpo, ci mette il corpo, uno contro uno, chiedendo scusa a Storzuk dopo, aveva cercato il contatto da 2 minuti prima, incursione incontenibile di Storzuk, prova ad andare uno contro uno, adesso vuole giocare, palla dietro, Berlin Ingarrua, palla dietro ancora Serena, può andare uno contro uno, conclusione supera Masson che dava un'occhiataccia alla sua difesa, anche se non c'è, anche se non conta numerico ovviamente, si è creata l'occasione da Cellini, si è riportata a contatto dopo la super palata di Brock, dopo il gol subito da Eco, quindi ancora extra player dentro Pugliara. Tamburi del Palafarfalle per questi reggi per questi dieci, questo c'è, fallo da dietro, ancora Storzuk a terra,
dopo il tentativo di recupero palla di Vanessa Jogap. Quindi fallo dei 9, normale fallo di gioco. Ecco, però l'attacco, fallo di Serena Ghiarrua, sta passando il tempo, si rischia di andare sotto passivo per Eric, deve trovare qualcosa. Carico lancio, super. Landry, prova uno contro uno, Vanessa Jogap tiene ancora. Adesso si andrà al tiro perché c'è passivo, ecco, prova! Sotto l'incrocio! 9-7, adesso deve attaccare la Cellini, Beverly Ngherrua allo scarico, prova ad andare, Vanessa Jogap forse coi passi, palla a letto! Che giocata Vanessa Jogap, che giocata ancora contro Masson. Due pallonetti della stessa partita contro Masson lo possono dire in tanti, non in Italia, nel mondo. 8-9, ancora la Cellini sul contatto, si prova la conclusione, passaggio al pivot, ma c'è il fallo, si mette anche per il contatto in testa, la partita sta facendo fisica. Ecco, Korsuk, ancora Eko, tiro al basso, parato di Martina Brock, ancora una volta provato sotto mano, ma il tiro non era precisissimo. Brock la fa sua, non si lascia sorprendere, possibilità di pareggio per la Cellini, possibilità di pareggio dopo che sono stata quasi tutto il tempo sotto. Berlin Ngarua, Vanessa Jogap, Vanessa Jogap, ancora lei, ancora lei, 9 pari, esulta sotto la curva del palo per palle. Ancora Vanessa Jogap, non è un caso che si sia bloccata, perché appena la mano si fa un po' calda, stiamo parlando comunque della seconda miglior marcatrice italiana, non, cioè non italiana, del campionato italiano, dietro Aurora Gisolimberti. Pazzesco, ancora una volta Cini di Papua, pressione, Berlini e poi Vanessa Jogap. Eric adesso sotto pressione, tanto sotto pressione, si è fatto recuperare 3 gol di vantaggio. Korsuk poteva tirare, potrebbe andare da Ecolo, ancora Martina Brock, altra vittoria difensiva della Cellini Padova. In difficoltà Eric, che oltre alle due punti di diamante sta facendo molta fatica. Vanessa Jogap, palleggio, finta e palla dietro, ha rischiato, buonissima difesa di Eric, buonissima, tanto, ma con lucidità si è fermata prima di commettere passi. Palla dietro per Ngherrua e si ricomincia. Vedete, si chiama lo schema. Serena Ngherrua, ancora Bev, palleggio, prova ad andare, subendo il fallo e altri 2 minuti con prepotenza per Ngherrua, che ha preso anche una bella botta. Minuti a Korsuk, pensavo fossero per Tarvo, che invece è per Korsuk, che probabilmente spinta, hanno punito la spinta e non il contatto, di cercare di tenere la penetrazione. Quindi 2 minuti a Korsuk, che sta diventando anche un po' nervoso dopo i contatti subiti in continuazione. E sarà tiro, no, dai 9, non dai 7, sì. E ancora una volta Eric sotto come numero di giocatrici in campo, deve fare i conti con la Cellini Padova che sta facendo sotto, si può portare in vantaggio uno contro uno, provato da Prela, passaggio basso, pressione di Eko, palla dall'altra parte, Careggio Gapo, ci prova! Masson! Prova a caricare le sue, gran parato in uno contro uno contro Careggio Gap, chiuso completamente lo specchio, proprio andato in avanti, non si è fatto sorprendere, parando il tiro al capitano della Cellini. Però adesso Eric in qualche modo, niente extra player, si prova ad attaccare anche l'infinità numerica. Pugliare prova uno contro uno a superare Careggio Gap, subisce il fallo. Normale, forse anche un po' scivolata. Prova ad andare sull'esterno, ma non c'è spazio contro Careggio Gap. Attenzione, forse fallo di Barresi, sì. Si accende gli anni. Prova a trovare calma Landry. Conclusione di Eko! Conclusione pazzesca! A gioco rotto, anche lei un'altra che ha una mano fantastica, fantastica, di forte vantaggio Eric anche in inferiorità numerica. E si riparte con la Cellini in possesso di palla, che ha dovuto aspettare però perché non ha rimesso il gioco bene, quindi ha perso anche un po' il ritmo dell'azione e soprattutto minuti, secondi, che comunque fanno sempre la differenza. Time out Sadi, quindi a 5 minuti dalla fine del primo tempo, vuole vederci chiaro, perché la Cellini Padova si fa sotto 9-10, ma Eric è ancora avanti.
Si può riprendere dopo il time out. Possesso in favore della Cellini Padova. Le rossoblù provano adesso a portarsi in parità ancora una volta dopo la gran rimonta di prima, targata anche Vanessa Giogappo, palla schiacciata ma buonissimo recupero, e poi altro recupero di Vanessa Giogappo, ma ecco col fisico la butta giù, conclusione parata Martina Brock, un'azione super confusa, si lamenta anche per il rigore per il territorio di gara dopo che qua ha travolto Vanessa Giogappo ma in modo regolare. Si ferma il gioco, passato troppo tempo dopo la paratissima di Martina Brock, anzi altra palla in campo, c'erano due palle in campo, grandissima parata di Martina Brock che quest'oggi si sta superando in uno contro uno, in completo uno contro uno, che peraltro era contro Coppola, cioè non contro una giocatrice a caso. Attenzione adesso ancora la Cellini che ha la possibilità di riportarsi in parità ancora una volta. La difesa di Erice ha alzato completamente il livello. Lorena Ingarrua, palleggio, prova ad andare, Vanessa Giogap, non va uno contro uno contro Eco, palla dietro, fallo da dietro. Landry molto bene, è entrata con l'atteggiamento giusto. Vanessa Giogap, palla dietro, ancora Lorena Ingarrua, preferisce non andare dalla sorella, si eleva la conclusione, palla fuori di poco. L'idea probabilmente era quella giusta in quella situazione, mancata la realizzazione da parte di Beverly Garrua, prova ad andare adesso ancora Erice Landry, conclusione la finta, ancora Martina Brock, ma fallo della difesa. Ci sono volute due persone per fermare l'incursione di Landry, sia Beverly Garrua che Vanessa Giogap. Palla dietro, ecco. Palla dentro, grande azione di Tartuk. Però la rimessa veloce adesso la Cellini, ma la difesa di Erice si è già risistemata ed è già in parità numerica di giocatrici. Brutta uscita dal time out della Cellini, che non è mai riuscita a impressionare la difesa di Erice, numero uno, e poi ha subito veramente tanto, soprattutto in contropiede stava per capitolare e poi c'è stata questa azione che ha portato al più due. Valerina Garrua, Serena, finta contro finta, grande incursione, gran palleggio al limite dei passi, controllo del corpo, Serena Garrua si fa vedere anche lei il tabellino delle marcatrici, 10-11, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo e questi possessi sono fondamentali. Gran partita, stiamo vedendo una grandissima partita, un ottimo livello di pallamano da Cellini Padova per chiudere al meglio la stagione, anche per cercare di riacciuffare il quinto posto che sarebbe meritato durante tutto l'arco della stagione. Erice ovviamente per essere sicuro al secondo posto al limite di passi, gran recupero di Vanessa Giogà, poi brutta incursione, brutta palla di Prela per Vanessa che non riesce a controllarla, impensierita, ingabbiata dal terzino sinistro, dall'ala sinistra di Erice, poi palla dentro, conclusione praticamente a porta vuota con Martina Brock che non era posizionata bene, ancora doppio vantaggio per Erice ancora una volta, 10-12, 2 minuti alla fine del primo tempo, un gol adesso è fondamentale, vitale per la Cellini per cercare di stare attenta anche di testa nel secondo tempo. Per il gioco palleggio, però l'uno contro uno, lo scavalcamento, poi Bavarini in Garrua, incrocio, tiro dai 7 metri e 2 minuti per Gorbaciova, sono già i suoi secondi 2 minuti, deve fare un'attenzione, deve tenere un'attenzione pazzesca nel secondo tempo d'ora in poi Gorbaciova, e attenzione perché mancano meno di 2 minuti fino alla fine del primo tempo, Erice giocherà con una giocatrice in meno. Ora cambio in porta anche, Masson lascia per Martina Chiacovello che cercherà di prendere il tiro di Karel Giugappa. Palo, altro palo della Cellini, lo stesso preso da Berlingerò poco fa, altra imprecisione, Karel Giugappa sbaglia il primo rigore della partita. Peraltro lo stesso modo in cui l'aveva sbagliato Eco prima, per dire. Si rimane a più 2 per Erice, si rimane a più 2. Landry ci prova, finta Eco, il primo passo e poi 2 minuti senza, no, tiro dai 7 metri senza 2 minuti. Che primo passo di Eco, una forza nelle gambe pazzesca. E tiro dai 7 metri, ci andrà Tarbuk. Fino a questo momento mi sono dire tra le migliori delle sue. Palla dentro, sceglie l'angolo opposto lei invece questa volta. Triplo vantaggio Erice in inferiorità numerica, sta ottenendo il massimo da questa inferiorità numerica Erice, sta ottenendo il massimo. 10-3.
adesso con calma deve attaccare la Cellini, anche perché spazio ce n'è, come in questo caso da Careggio Gap. Vanessa preferisce andare da Serena, si ingabbiano lì, ancora Vanessa Giogap, finta contro finta, fallo, esulta la difesa di Erice perché sta tenendo molto bene anche in inferiorità numerica. Serena in Ghiarrua, scavalcamento, prova ad andare con forza, fermata ancora, passano i secondi, 30 secondi alla fine del primo tempo. Bevelin in Ghiarrua per Serena, c'è passivo, devono tirare, Bevelin in Ghiarrua alto e Masson c'era. Masson c'era, vittoria difensiva colossale di Erice, ma anche direi non sfruttata l'azione della Cellini che non è mai andata neanche dalle ali. 10-13, può andare sul più 4, a pochi secondi dalla fine Erice, vediamo che azione sceglierà. Pugliara, non sa cosa fare, prova a tirare, Murata, 5 secondi alla fine, probabilmente finirà il primo tempo qui con il tiro d'angolo, deve battere veloce, suona la sirena. Quindi finisce il primo tempo 10-13, Erice che è meritatamente in vantaggio, ma poteva anche essere più sotto la Cellini di Padova se fosse stata più precisa. Noi ci salutiamo per 15 minuti, non di più, e poi si ritorna per il secondo tempo di Cellini Padova AC Lifestyle Erice.
Ci siamo, signori e signori, amici della pallamano. È ricominciata la partita, secondo tempo, con l'azione dell'azione di Padova. Vanessa gioca per andare sull'ala, prova Carel, mezzo pallonetto, forse una foglia su Masson, ma nulla da fare. Prima azione del secondo tempo della Cellini mancata per una volta, anche se costruita abbastanza bene. 10-13, si continua con Erici che torna in parità numerica adesso, anzi tornata ormai ben 20 secondi fa. C'è Storzuk in campo, c'è Landry anche per cercare di non far pesare quel doppio 2 minuti preso da Gorbaciova. Poi palla dietro, ecco, scarico, provolante di reazione, probabilmente della difesa, sarà tiro d'angolo. Quello che Erici non ha tirato praticamente a fine primo tempo lo può tirare ora. Landry. Lo scarico per Ecco. Per Pugliara. Ecco, non controllo una finta, primo passo, poi palla schiacciata ma imprecisa. Ha provato a darle anche un po' d'effetto per cercare di farla entrare, ma nulla da fare. E quindi può riattaccare la Cellini, Serena in Gherrua, poi Beverly in Gherrua, palla dall'altra parte, Vanessa dietro la schiena, Prela che riesce a salvare una palla non facile, poi ancora Vanessa gioca a Murata e poi Masson la fa sua. Può andare con passaggio veloce, scarica, Coppola, placcato da Prela e gol! Gol, ha rischiato tanto Prela, anche essendo dentro l'area poteva fare poco. Gran palla nello spazio per Masson con tanto margine di errore. Lunga, non riesce ad anticipare Prela, fatta apposta per non farla arrivare. Grande azione di Erici che si porta per la prima volta più 4, quello che le serviva, cercare di scappare, non voltarsi più indietro e chiudere la pratica Cellini Padova, che però non è qui per lasciar fare la partita di siciliano, soprattutto in casa, soprattutto con questa cornice di pubblico. Brutto fallo su Barresi che prende anche il colpo in volto, risulta la difesa lì, si ferma al tempo. Qua ci poteva stare probabilmente anche 2 minuti dopo aver subito fallo, preso anche il colpo in volto da Barresi, che si lamenta. Tantissimi 2 minuti in primo tempo, almeno 4 a squadra. 10-4, quindi si riparte con Bevelin in Gherrua, Serena in Gherrua ancora. Palleggio, prova ad andare bene, Serena prova a imbucarsi, sfondamento, che esperienza ancora Storzuk. Esperienza e anche molto furba in questo momento, chiama già lo schema, sanno già cosa fare in attacco. Vediamo se Erici proverà a scappare definitivamente per perso sotto 5 e come reagirà la difesa della Cellini Padova. Ecco, se lo schema sarà per lei, la segue Prela, prova, grande incursione ancora Martina Brock e non vuole mollare un centimetro. Per Pugliare prova rimessa, sta scappando anche se non in Gherrua, prova bene, tanto spazio per Barresi che per sicurezza dice la mettiamo sotto l'incrocio per scaldare il pubblico del palla per farle 11-14. Dal possibile più 5 per Erici a meno 3 per la Cellini. Adesso non so che va anche a centrocampo per cercare di dare un po' di indicazioni anche alle sue. C'è sempre Pugliare in campo, c'è Cozzi. Ora palleggio, scarico, Storzuk, prova con i suoi movimenti, conclusione deviata ancora Martina Brock, dopo la direzione non si resta a sorprendere, sta passando un periodo clamoroso in questo momento di partita. Poi Vanessa gioca palla schiacciata, Prela, tanto spazio, Prela, palo, poi si rimane lì, forse fallo, è così, di Pugliare su Careggio Gap, tiro d'angolo, anzi non si riprende dal fallo e quindi ancora la Cellini in possesso, dopo che Prela ha provato in qualche modo a superare Masson, ha preso il palo, la palla è rimbalzata e dopo su tentativo di recupero del rimbalzo di Carel Jogap. Vanessa Jogap, Carel, finta contro finta, palla verso Prela, siamo ancora dall'ala, si rischia di andare passivo, ma prova Vanessa Jogap, Masson, stiamo vedendo degli interventi provvisori per tentare di palla lunga direzione, non ci arriva Coppola, provato ecco con un lancio fenomenale. Ma Coppola è stata presa un pelo in contrattempo, forse non aveva visto partire bene la palla. E quindi ancora la Cellini Padova in possesso per cercare di portarsi a meno 2. Indicazione anche per Vanessa Jogap. Che partita! Dal punto di vista tecnico hanno alzato il livello le due squadre. L'intensità.
velocità delle difese. Palla alta sbagliata di Vanessa Giugappi, Superello che è venuta avanti, Palata può andare in velocità, adesso Erice dall'altra parte, Storzuk, c'era tanto spazio ma recupera la difesa, anzi no, buttata giù, forse si è anche lasciato buttare giù qui Storzuk, ma Barresi aveva commesso il fallo. Campo di 2 minuti. Adesso riparte ancora Erice. Ecco, cambio, esce Pugliara, entra Dazoglu, con il cambio di Coppola dalla sinistra alla destra, però al momento si mette il doppio pivot, però l'uno contro uno, gran palla, deviazione, Martina Brocca ancora, Berlingerua, scambio, Perel, prova ad andare, deviazione, forse con fallo così, con fallo di Storzo, che non se le mandano a dire le due squadre. Dal punto di vista dei contatti fisici, ma sembra al momento, senza anche perdere la calma ovviamente, che fanno parte dei contatti di gioco, palla schiacciata, rischia Vanessa Giugap, in qualche modo se la cava però. Davide Ngarrua, palleggio, va dentro l'area dei 9, poi grande incursione, palo pieno, poi Co, tanto spazio, attenzione al contropiede, ma si perde per un attimo, Erice, poi uno contro uno provato da Coppola, ma careggio Gap, ripiegamento difensivo pazzesco, anche se poteva continuare il palleggio, ha preferito fermarlo per cercare un passaggio, aveva tantissimo spazio, perde il tempo del contropiede Erice, corre indietro la Cellini, dopo l'azione pazzesca di Berlin Garrua in uno contro uno dentro la difesa, l'ha toccata in giù come il burro, ma non riesce a tirarla dentro, un altro palo vicino all'incrocio come prima, poi uno contro uno, fallo, forse fallo da dietro di Berlin Garrua, ma molto bene Terbutta ancora una volta, poi si deve ripetere la rimessa, ancora gol, ne abbiamo visti tantissimi da parte sua, tanto buon gioco col pivot da parte di Erice, che è quello che un po' in questo momento sta facendo la differenza, più di Eko, più di Storzuk, anche se poi sono loro che comandano il gioco, che creano gli spazi, che dettano i tempi. È rientrata Sofia Rodriguez, intanto non la vedevamo dall'inizio del primo tempo. Vanessa Giugap, c'è la sorella Carella, stavolta il passaggio è giusto, provano uno contro uno, palla dietro, Vanessa Giugap prova a ritagliarsi lo spazio, fallo, cattivo, poi Berlin Garrua, paratissima di Masson, paratissima di Masson, clamoroso, poi manda la palla sull'incrocio, la differenza di avere una difesa così, vediamo adesso anche con quale testa andrà la Cilipado in un momento non facile della sua partita, dopo che non riesce praticamente a entrare nulla in porta, solo un gol nei primi 7 minuti e solo 2 per Erice, poi fallo in infrazione d'attacco, lo tocco col piede Storzuk, poi palla lunga per Angela Prela che prova ad andare, ben seguita da Basolu, Prela! Angela Prela! Entra anche lei, stop il punteggio 12-15, meno 3 trovato, ritrovato dalla Cellini. Sardi dice di continuare così, Eko adesso cambia qualcosina, Perenice Eko possesso, Storzuk da sinistra parte, incrocio, palla dietro, Landi si può andare col pivot ma sbaglia l'incrocio, sbaglia il passaggio, poi Berlin Garrua prova ad andare ma Eko la recupera, brutto passaggio in avanti per Vanessa Giugap, stanno correndo sia Vanessa Giugap che Angela Prela, 12-15 ancora una volta Erice con la possibilità di portarsi in avanti in difesa schierata, stavolta il passaggio a pivot non ha funzionato, vedremo cosa si inventeranno con Landry da centrale. Tutti questi tamburi sono sempre palla per palla, sempre i tifosi di oggi per l'ultima partita stagionale. Ecco, conclusione Martina Brock, manda in palla laterale però, quindi sarà ancora Erice in attacco, l'avessimo andata fuori e la rimessa del portiere. Landry, tanta fatica in questo attacco, non ci sta tenendo bene, ma vediamo quale sarà, perché la forza di Erice è anche quella di trovare la giocata a gioco rotto, però la giocata in ogni modo, ecco qua, tanto spazio, anzi no, conclusione, palla dietro, buona difesa, ancora fallo, si rischia di andare sotto passivo, però ora palla dall'altra parte, incursione, Landry c'è passivo, bisogna tirare, preferisce andare da Eko, vinta, gran spazio, Eko, Eko, che poi buca Martina Brock sul primo palo, sta facendo una partita pazzesca, ha trovato il varco Eko dove mettersi dentro, per trovare un tiro pulito e con tranquillità colpire la rete della Cellini Padova, 12-16, 10 minuti, stiamo vedendo un livello di pallamano altissimo, altissimo. Sofia Rodriguez,
Sani Angela Prela in possesso, palla dietro, no look per Berlingarua che prova ancora Masson e poi Sofia Rodriguez nell'infarto ipnotizzata da Masson per Berlingarua, ma poi Rodriguez è lì sul rimpallo più lesta di tutte, 13-16. Adesso la palla fortunata è tornata con altre mani da Cellini, ma c'è ancora lì in attacco, le copia, lo schema, lei si vede centrato, come sarà la giocata, se passa ancora si richiama lo schema, probabilmente uscirà sì il pivot, stanno finta, questo Zucca, Dandri, ancora Storzucca, 1 contro 1, palla bassa, dentro, Storzucca, nel momento del bisogno lei c'è, poi Prela aveva rimesso bene. L'arbitro dice che bisogna ripetere lo stesso al limite, ma l'aveva rimesso bene, almeno sembrava così dalla nostra postazione, che praticamente come l'avete voi da casa. Beverly Ningarrua deve riattaccare la Cellini ancora per portarsi almeno 3, non vuole mollare un centimetro, non vuole concedere nulla alle siciliane, alle arpie, le neroverdi, le vincitrici fresche della Coppa Italia. Vanessa gioca per un attimo, Sofia Rodriguez taglia Prela, passaggio per lei, prova a inserirsi, palla ancora dietro per Ningarrua, prova uno contro uno, poi palleggio, c'è il fallo, sì, fallo ben speso, si caricano, si gasano le giocatrici di Erice, poi Prela, ancora Beverly Ningarrua, prova ad andare la Hottons, preferisce andare da Sofia Rodriguez, palleggio, palla dietro, ma forse c'è il fallo, è così, al limite dei 7 metri, uno storico a terra ancora Barresi, questo incrocio fisico tra le due è impressionante. Berlingarrua, ancora Rodriguez, palla dietro Berlingarrua, c'è spazio perché la gioca a procurarsi e palla dentro, e palla dentro, e sfiora la maglietta di Masson, ma entra dentro, 14-17, ancora Careggio Gap, capitano. Come chiudere in bellezza la serie 1 per 1. Sempre attacchi e difesi schierate, le difese sono eccezionali, il palleggio, la finta, Landry possono andare a tiro, sono giù, brutta palla, brutto contatto, non deve anche stare attento a quelle proteste, Barresi, mani praticamente al collo, mezzo volto su Storzuk, quindi 2 minuti direi anche giusti, che le sta prendendo tutte Storzuk, tutte in difesa e anche in attacco dal punto di vista dei contatti, però è già pronta a continuare, giustamente sono una botta controllatina anche dal medico che già torna. Quindi Cellini Padova in inferiorità numerica ancora una volta, serve da vedere la statistica dei 2 minuti presi da Storzuk, perché sono tanti, sono tantissimi. Sfondamento, non riuscire a trovare un varco pazzesco, ecco, mettendola sotto l'incrocio si rammenta per Ningarrua perché voleva lo sfondamento, ma nulla da fare. Quindi 18-14, Erice scappa via, prova a prendere largo, non voltarsi più indietro e andarsi a prendere di potenza, di prepotenza questa seconda posizione, poi bruttissima palla di Sofia Rodriguez, la difesa stava praticamente tornando in due su Angela Prela. È anche difficile ovviamente sorprendere Eco, la sua altezza, la sua visione di gioco. Landry che sta giocando una partita pulitissima. Lei c'è per scappare, rischia qui, poi Vanessa gioca in tuffo, riesce a recuperare la palla e subire il fallo, giustamente speso dalle siciliane, e rientra dopo tutto il secondo tempo fatto in panchina Gorbaciova. Nonostante ovviamente i 2 minuti che pesa per lei, prova a fermarla Vanessa Giocapo, poi c'è Coppola, 1 contro 1 contro Block, Coppola si iscrive anche lei nel secondo tempo del tabellino delle marcatrici, 19-14, ha preso il largo Erice, vediamo se chiamerà il time out Sadi, è così, time out per la Cellini sul 19-14, 13 minuti, prova a scappare Erice, ma la partita ovviamente non è ancora finita perché 5 gol sono molto recuperabili.
Cellini ancora in inferiorità numerica. Finito il time out, si riprende il gioco ancora per un po'. Devono cercare di far passare più tempo possibile in attacco, cercare anche di trovare un'occasione per riportarsi subito sotto con lo score a contatto contro Erice. È rimasto in campo ancora Gorbaciova, c'è sempre Sofia Rodriguez, Prela prova ad andare l'uno contro uno, prova a buttarsi dentro, ha tagliato, che era il jog up, c'è tanto spazio per scendere da Vanessa, jog up, Masson ci mette la manona, ci mette la manona Masson, 14-17. Nel 14-19 il punteggio ancora grande, grande parata di Masson. I due portieri stanno facendo un ottimo lavoro. Rientra anche Barresi intanto. E fare attenzione perché anche lei ha 2-3 minuti. Al prossimo anno potrà più rientrare in campo. Ecco, prende Coppola, ancora Ecco, a fare lei il pivotore, Gorbaciova, palla dentro e prende Coppola in volto. Sembrava aver preso Coppola in volto, invece no. Invece sarà tiro d'angolo. Sembrava aver preso Coppola in volto. Gli arbitri invece hanno detto tiro d'angolo, come se fosse preso Coppola dai difensori della Federica Cellini. Ancora la conclusione, ancora Gorbaciova, grande incursione, poi palla appena sopra la testa di Martina Brock. Mi sembra che sia il suo primo gol di giornata, dopo che ha fatto tantissima fatica Gorbaciova. 20-14, Erice sul più 6, massimo vantaggio della partita, poi prova Nessa Giogap, palla verso Barresi che poi sparacchia alto, ma dopo aver subito il contatto non cattivo, quindi non ci saranno i due minuti, cattivo appunto, però ci sarà il tiro dei 7 metri e andrà proprio Barresi, vediamo se contro Iacovelli, sì, uscita Masson. Partita sta prendendo un indirizzo ben preciso ora. Barresi, paratissima! Paratissima! Martina Iacovello ipnotizza Barresi, che sta facendo tantissima difficoltà in questo momento, veramente tanta. Risulta Erice, la partita è in cassaforte. Io me lo sento di dire in cassaforte perché è una squadra molto solida, matura e difficilmente si lascerà sfuggire questo vantaggio, anche perché le serve troppo. La seconda piazza in campionato è importantissima anche per acquisire fattore campo. Ico al limite dei passi, qua forse i passi c'erano, supera Karel Jogap, poi fatica anche con la rimessa da parte del Cellini di Padova che perso anche un po' di concentrazione e penso anche di fiducia. 14-21, adesso l'importante è non farsi scappare troppo la partita per chiudere il campionato con un po' di sensazioni positive. Sofia Rodriguez, palleggio, Berlingarua, metà del secondo tempo. Erice che ha dominato questo secondo tempo, poi Vanessa Giugap, finta contro finta, palla dietro la schiena, e poi Masson, ancora una volta, cerca subito per il lancio lungo, poi si ferma e esulta. Giustamente, palla di Eco che supera Angela Prela per Gorbaciova, ha fatto girare praticamente la testa, poi fallo e Vanessa Giugap, ancora dai 9 metri si va per Erice. Storzuk ed Eco. Direi che è il momento di parlare un po' delle due squadre. Erice è una squadra giovane, nel senso non tanto di anagrafica giocatrici quanto come società. Non è andata molto, meno di praticamente 25 anni, poi palla schiacciata, buona parata di Martina Brocchi, recupero, si può andare da Prela, ma che brutta palla di Vanessa Giugappa all'indietro, perso completamente la testa, ti mette tutta la Cellini, Coppola, è già la seconda della partita così, un bruttissimo errore di concentrazione, scaldano anche un po' di giocatrici in panchina, probabilmente vedremo diversi cambi, è entrata Serena Inghiarrua al posto di Sofia Rodriguez. Prela andrà a fare il centrale, presumo. E Vanessa Giugap l'ala, Bevelin Ingeru a terzino destro e la sorella Serena a terzino sinistro. Prela come centrale. Invece, sì, come dicevo, Erice non è una società storica, ma che vuole prendersela alla storia e quest'anno ha l'occasione per farlo. Poi Karel Giugap ha provato un'altra palla sporca, pallonetto, ma supera appena la traversa e non riesce a metterla dentro, quindi 14-22, Erice sul più 8. Invece la Cellini è una squadra giovane anagraficamente, con tantissimo settore giovanile, perché di queste in campo solo Barresi in questo momento non è del settore giovanile della Cellini,
in panchina solo Sofì Rodriguez, che è stato fino adesso, e tutte le altre del settore giovanile, tutte italiane. Qua scatto anche lo sfondamento, Storzuk non subisce il contatto di Vanessa Giugato. Si riparte con i 9 metri, peraltro anche tante giocatrici nazionali. Invece per Erice, a parte comunque Coppola, Benincasa, il capitano, Pugliare è stata presa quest'anno se non sbaglio, invece Co presa a metà stagione dalla Francia, lei che ha fatto benissimo col Camerun, si è fatta vedere lì vincendo l'argento della Coppa d'Africa, quest'anno peraltro è fresca la cosa. E Storzuk presa invece da Israele, lei che è israeliana, Gorbaciova invece presso 2002, che lei invece qua da tutta la stagione ha fatto molto bene. Poi Masson ovviamente, portiere di esperienza e di forza in questo momento capitale, che a 44 anni riesce ancora a fare la differenza. Solo 2 anni fa ha fatto le Final Four di Champions League, insomma non stiamo parlando di una qualunque. Prele, Serena Ngherrua, attenzione all'attacco adesso della Cellini, poi Serena Ngherrua ha fischiato i passi presumo, anche se anche qui un po' al limite, poi Coppola prova a correre, palla sporcata dalla stessa Coppola, qui non la fa, è entrata anche Fatima Rubi come alla sinistra, probabilmente per dare un po' di riposo, careggio gap, poi Serena Ngherrua, palla dietro, ancora Prela, Beverly Ngherrua, palla schiacciata, Vanessa Giogap e poi Masson! Glielo pare in faccia e le urla anche in faccia. Non si passa più, non si gioca più con me. Va bene 2 pallonetti ma non 3 in una partita. Masson chiude la porta in faccia ancora una volta. Anche solo la percentuale delle sue parate è aumentata clamorosamente. Occhio a Masson, prova dall'altra parte, c'è sempre stato in campo, sempre critico. Storzuk di punti contro Ciova. Io penso ben parate playoff e non vedremo l'ora di vedere. Pugliara, un fallo di Fatima Rubi e anche 2 minuti. Qua ho i miei dubbi, perché il posizionamento di Fatima Rubi era molto buono e non so cosa puoi fare di più in questi casi. Però, tant'è, fallo su Pugliara ed è già la seconda volta che prende il fallo così Pugliara in partita. 2 minuti, Cellini ancora indietro. Il numero di giocatrici, Storzuk, tante vinte contro Brock, segna 14-23, dilaga completamente Erice, la Cellini non c'è più, diciamo che sì, possiamo dirlo, Erice ormai ha preso la partita, si tratta solo, gli ultimi minuti sono solo una formalità, però bisogna continuare a giocare, la Cellini è in inferiorità numerica ancora, se questa è un po' più discutibile delle altre. Invece Erice che è ancora lì, ormai anche sulle ali dell'entusiasmo, prova a far sentire la fisicità anche più di prima, anche perché ha un'altra fiducia. L'abbiamo vista anche in tante occasioni, forse problemi a prendersi un gran vantaggio, anche se Vanessa ha giocato. Si fa vedere subito con questo taglio perso completamente da una difesa che si è alzata troppo. È stato inspiegabile questa alzata difensiva per cercare di mettere troppa pressione. Bravo Vanessa Giugappa a capirlo, a tenere bene, a ricevere il passaggio, a buttare Masson. Solo 15 gol per la Cellini Padova, penso sia un minimo stagionale visto fin qui dopo 20 minuti, anche se il punteggio rimane comunque basso. Questo dimostra anche della solidità difensiva di Erice, che però ha fatto vedere alcune lacune. Quando la fisicità si alza, poi la Cellini ha perso anche un po' la testa, anche comunque della tranquillità che ha in classifica, non lotta per tante posizioni. Qui non si intendono le sorelle Ngherrua, trova spazio Lorena Benincasa che si fa sentire, anche perché per Erice, come diciamo prima, deve essere una prova importante viste i playoff. Prova adesso con un trattore ad andare Vanessa Giugap, ma viene fermata ancora dal fallo, ci mette la fisicità adesso Erice. 21 minuti del cronometro, finta contro finta, ancora Vanessa Giugap, 1 contro 1, guardate com'è alta la difesa di Erice, anche perché la Cellini è ancora in inferiorità numerica. Beverly Ngherrua prova a sparare incrociando ma nulla da fare, senza contatto, falloso, quindi ancora 15-24. 9 minuti, si torna in parità numerica, l'entrata Fatima Rubi. Ora sono curioso di vedere che schemi girano
se ci sarà qualche rotazione, al momento troppa rotazione non c'è da parte di Erce, perché c'è ancora il cuore in campo, bene in casa, comunque si è entrata, riposo per Storchuk, poi Coppola, palla dietro ancora, così può continuare, schiacciata, Pugliara la prende col piede, poi fallo di Fatima Rubi. Ha provato a entrare Beatrice Pugliara a cercare anche il contatto, ma sarà tiro dai 9. Coppola ancora Pugliara, proverà ad andare nell'1 contro 1, preferisce andare dai spazio, poi buon recupero di Barrese che la sporca, evitando a Coppola la possibilità di prendere la palla. Quindi Barrese ancora Beverening Arrua, con calma ora, per cercare di portarsi a contatto, prova a far sentire un po' anche il pubblico, poi buon taglio di Barresi. Conclusione dentro, Luca Martina Iacovello, campo anche per dare riposo, ma Son 16-24 per cercare di alleviare un pochino lo score che fino a questo momento è stato troppo pesante per quanto visto fino a questo momento, diciamo per quanto visto nel primo tempo sicuro e anche nei primi minuti del secondo per la Cellini. Va bene in casa, poteva andare in avanti, preferisce passarla dentro a Coppola, fallo di Serena Ingherrua, altri due minuti per la Cellini, col segno che ha tirato giù la giocatrice siciliana. Quindi cambio anche in porta, entra Sonia Nabulele per cercare di prendere il tiro ai Eco. Altri due minuti, la Cellini che non è mai riuscita a fare tanti minuti stando tutte le giocatrici in campo. Eco contro Sonia Nabulele, palla dentro senza troppe pretese, Eco con tanta tranquillità. Adesso la Cellini ancora in 5 contro 6 come giocatrice in movimento, in 6 contro 7. Sembra quasi un allenamento quando devi fare gli allenamenti tutte le partite in inferiorità numerica. Non siamo a 7 minuti alla fine, prova Barresi ma perde anche palla, Pugliara braccata da Fatima Rubi. Poi Eco, prova a vedere qualche lancio come un quarterback ma c'è poco spazio. Quindi con calma e riesce ad andare. Pugliara, palleggio di Eco. Lo facciamo, prova ad andare, fermata da Beverening Arrua, difesa in area, anche qui c'era stato il contatto, si lamenta Beverening Arrua con il direttore di gara, ma sarà tiro dai 9 metri. Eco dentro l'area, prova ad andare, traversa piena ai 7 metri. Anche qui non l'ho capito tanto, però il tiro sembrava pulito senza problemi. Ha rischiato anche il terzo 2 minuti qui Barresi per il fischio. Quindi altro tiro dai 7 metri, andrà Gorbaciova contro Sonia Nabulele, Gorbaciova dentro. Così aumenta anche un po' la differenza reti Erice con la partita di oggi. La Cellini avanti con il ferito numerico, per andare uno contro uno Vanessa Giogappa, palla dietro, brutto contatto di Landri. Beverening Arrua, ancora Barresi, non sa cosa fare con la palla, buona per la Rubi sulla sinistra, ancora Beverening Arrua e Fatima Rubi, si accentra Beverening Arrua, prova a sparare così con fallo di Landri in contatto, rischia di farsi male anche alla mano, la stessa che si è infortunata settimana scorsa a Cassano, Beverening Arrua, ma tutto a posto. Più 10 Erice, quasi 5 minuti alla fine della partita, Vanessa Giogap uno contro uno, l'ex sta facendo una partita clamorosa nonostante i problemi fisici che ha. E time out chiamato sempre da Sadi per la Cellini, quindi 16-26, 5 minuti alla fine, sta andando verso la fase finale che sembra quasi una formalità, con Erice che tiene il secondo posto e la Cellini invece chiuderà il campionato sesto molto probabilmente.
Altri cambi in campo per la Cellini Padova. È entrata Ivana Giogap, la più piccola delle sorelle, che sono tre. Poi sempre Serena per venire in campo. C'è anche Sana Rubi che adesso prende la palla. Forse qua ci poteva stare il fallo, ma nulla da fare. Poi lancio da quarterback di Iacovello. Poi palla dentro Polina Gorbaciova. Oggi si è vista molto poco, ha approfittato di questa fase di partita un attimo per scaldare la mano e per cercare di trovare sensazioni positive anche per i playoff, ovviamente. C'è Beveringer Ruo come centrale. Probabilmente vedremo anche più spesso Ivana Giogap nella prossima stagione. Poi contatto con Sara Rubi di Lorena Benincasa. Poi Ivana Giogap, scarico, andate in cielo a prenderla Serena Ingarrua, segnando anche. Poi subendo anche il contatto pericoloso sul collo. Nulla da nulla secondo il direttore di gara. Poi passaggio bellissimo, Pugliara ancora dentro, passaggio di Landri perfetto, potente e preciso. Pugliara che poi è staccato con la gamba sinistra, tirando con la sinistra, bucato Sonia Nabulele. Quindi 28esimo gol di Erice, un ciabatte praticamente in questo momento, anche se sempre con la consueta solidità difensiva. Ha una media da rispettare, 22 gol subiti a partita. Vediamo se riuscirà a stare ancora sotto. Ivana Giogap, fallo brutto uguale a quello di prima di Parresi, e quindi Landri che ha rischiato anche prima su a inizio del secondo tempo con lo stesso contatto su Ivana Giogap. Dopo un'eternità Erice prende un altro 2 minuti, anche se ovviamente partita ormai conclusa. 3 minuti e 50 secondi alla fine del match. Ora vediamo come si comporta la Cellini, perché questa è un'occasione importante della prima, dopo molto tempo, in cui possiamo vedere qualcosa di concreto da Serena Ingarrua. Gran giocata, finta contro finta. Ha una capacità di andare nell'uno contro uno Serena Ingarrua clamorosa. Accorcia le distanze la Cellini, 18-28, direi più che meritato non perdere con più di 10 gol di passivo per quanto visto in tutto il resto della partita. Poi molti episodi hanno permesso a Erice di prendere il largo, e soprattutto la cattiveria e l'obiettivo che hanno le siciliane le ha permesso di portarsi avanti. Altro timeout, stavolta chiamato dalle siciliane. Proprio l'obiettivo che dicevo prima, che Erice è completamente diverso, invece non permettere a Brixen di scavalcarlo. Auto velocissimo per la Cellini Padova, che non serve parlare granché, anche perché alla fine dall'ultimo timeout è passato poco, e soprattutto non si vede l'ora solo ormai di chiudere una stagione che è stata super positiva. 6° posto in campionato, salvezza diretta raggiunta per la prima volta da 3 anni in Serie A1, e con larghissimo anticipo, battendo la capolista, battendo Brixen, battendo Pontinia, fornendo delle ottime prove. Poi qui rischio che ho contatto il volto Serena Ingarrua su Coppola, si prende anche parola il direttore di gara. Niente, 2 minuti, graziata anche per il contatto, non era volontario, non è neanche così forte. Pugliara, prova, deviazione, e palla recuperata da Sonia Nabulele. Ora Serena Ingarrua non ha l'occasione di partire, quasi raddoppiata, provato Coppola, poi Ivana Giogap deve andare avanti. Prela, forse può andare uno contro uno, preferisce andare dietro. Ivana Giogap, palla dall'altra parte, poi Prela con un numero ci prova, ma prende dentro, non viene fischiato fallo su Ivana Giogap, palla lontana, ma la prende, palla in avanti, ma la prende Fatima Rubi. Sempre Coppola, è rimasta sempre là in avanti, la prima ad andare verso la porta avversaria, provato il lancio dalle retrovie, ma nulla da fare. Quindi ancora 18-28, 2 minuti alla fine del campionato per la Cellini Padova e della stagione regolare per Erice, che poi andrà a fare i playoff. Da decidere ovviamente se contro Pontinia o contro Brixen. Tutto si deciderà stasera alle 21 sui canali di Eleven Sports. Tusce Prato Brixen, passi di Fatima Rubi. Altro errore tecnico in attacco da parte della Cellini in questo secondo tempo, l'abbiamo visto tantissimi. È abbassata ovviamente la concentrazione, le energie nervose anche
1 minuto e 45. Quelli che sentite sono i tamburi del palla per palle che si fanno ancora sentire. Ringraziamo, io direi anche di ringraziare la delegazione francese. È brutta vedere la partita di Serie 1 femminile, quella di Kunduz Amicol Club, per fare uno stage qui, si affronteranno poi anche lunedì al Palafarfalle e le varie categorie di Mundus contro la Cellini Padova, contro la Pallamano Camisano, poi loro andranno anche a visitare Romagna, giornate a Padova, insomma ne vedremo delle belle, sarà un bello stage. E come sentite l'atmosfera è grandiosa. 19-28, manca un minuto alla fine. Serena Ngarula si è preso il palcoscenico, sta mettendo tanti gol nello score che le serviranno anche per aumentare la classifica delle marcatrici del campionato, che può essere molto buona anche la parte sua, che è già nel giro delle nazionali giovanili, può essere buona anche in ottica nazionale. Passaggio di Ivano Giacapo, un po' lungo, però a raggiungerlo Serena Ngarula, forse anche subendo fallo da Iacovello, ma non riesce a prendere contatto con la palla. C'era anche Fatima Lubi nei paraggi, ma nulla da fare. 40 secondi. Sarebbe interessante vedere anche se Erice adesso in quest'ultima azione proverà qualcosa in vista dei playoff oppure meno. Finta, prova ad andare, palla dentro al pivot, azione elementarissima, buca la difesa di Padova molto facilmente, lo scambio tra Cozzi e Coppola, si deve ripartire ancora una volta, tante volte si è sbagliata la rimessa da parte della Cellini. Si va verso la fine, ora probabilmente si proverà l'ultimo tiro, vediamo chi lo prenderà. Beverly Ngarua sull'Oreno, bene in casa ancora una volta con forza, ci promette la solita energia. Vanno a giocare, rischia, palleggia molto bene, poi passaggio, 5 secondi alla fine. Beverly Ngarua, finta contro finta, Serena parata e finisce qui, direi sì, finisce qui. Erice sbanca il Palafarfalle 29-19 con una prova super dal punto di vista dell'attenzione difensiva, delle energie nervose, della fisicità. Colpisce la Cellini che è durata praticamente 40 minuti, forse un po' meno. Dopo ha dovuto capitolare soprattutto alla maggior volontà di vincere la partita di Erice, perché ne ha bisogno. Finisce secondo il campionato di Erice, sesto quello del Cellini Padova, scavalcato all'ultima giornata da Cassano Magnago. Mentre finisce la stagione qui per il Cellini Padova, un ringraziamento speciale a tutto il team della comunicazione della Cellini, ad Andrea, a Fabio, a Marco, a Antonio, a tutti gli altri, a Giovanni, che ha provato diverse volte ad essere qua con me come seconda voce, e da me Marco Muccia, grazie a chi ci ha seguito sui canali di Eleven Sports. Un saluto a tutti, seguiteci su, mi raccomando, le pagine social della federazione. Ma la giornata non è finita qui, perché la pallamano d'alto livello femminile deve ancora finire. Mi raccomando, perché tra poco Mezzo Corona Teramo, Salerno Ferrara, Mestrino Casalgrande alle 18.30 e Prato Brixen, per vedere chi finirà terzo in classifica tra Puntini o Brixen, che può scavalcarlo. A presto, grazie a tutti, con le immagini a palla farfalle è tutto.